il punto che pone l'opera di Blade Runner, che in questo senso è forse interessante il titolo dell'opera originale di Philip K. Dick, che è Smagliatori di sognano pecore elettriche. Esatto. E quindi il porsi la domanda se quella ribellione che non in quel film gli androidi dipongono non sia piuttosto una ricerca di un ricontatto con quella dimensione che volendo non essere corporea ma anche di umanità. È un po' una riflessione che mi viene in mente pensando a come questa tendenza a un'assenza di corpo che diventa volendo anche una forma per certi aspetti forse di immortalità o con affrontare malattie o una dimensione della mortalità che forse è proprio un'esasperazione di come questa tendenza al progresso poi porti ad una totale disumanizzazione. Però il problema di fondo è farsi carico proprio della nostra fragilità, della nostra imperfezione. Se non la tecnologia, poi, al di là dei confini etici, occorre forse definire, ma come altrimenti farci carico col pietismo? Ma secondo me bisogna anche chiedersi chi possiede questa tecnologia? Esatto, chi ha il potere? Il problema è anche chi ha accesso a questa tecnologia. Però anche lì, forse il punto è chiedersi se quelle fragilità di cui parlavi anche tu sono effettivamente delle imperfezioni da cui dobbiamo in qualche modo salvarci. Chi stabilisce qual è il limite? Chi stabilisce cos'è imperfezione e cos'è no? Ecco, forse il concetto di normalità... Esatto, pensiamo anche qui insieme. Qual è il limite della normalità? Cos'è accettabile e cosa non è accettabile? Chi lo definisce con il potere disciplinare? Molto semplicemente dice cos'è cambiato. Ora il potere che si è delineato e che si è arricchito quando lui scrive negli anni 70, Léon Ormeaux, che è un testo chiave di Anormali, il potere disciplinare dice io ho il diritto di farti vivere o di lasciarti morire, che è l'opposto del diritto del potere sovrano che aveva il diritto di farti morire o di lasciarti vivere. Giulio Cesare, arena, su o sta giù. Questo è il vecchio potere. Io adesso ho un potere sul tuo corpo, quello di farti vivere, se vogliamo all'infinito. Allora Foucault diceva questa cosa: l'amministrazione della vita, il perfezionamento tecnologico sarà sempre più funzionale ad avere un corpo sempre più efficiente in virtù della produzione. Quello perché si innesta quel discorso che facevamo della tecnologia dell'uomo, sì, è sempre in relazione con la tecnologia, che ben venga. Pensiamo solo alla macchina, la tecnologia del farmaco, di farmaci antitumorali, tutte queste belle invenzioni che ci alleviano da queste condizioni di dolore, di sofferenza, che è vero, cadrebbero, come forse ho intuito, in una dimensione di penitenza. Però è anche vero che, come diceva appunto Lisa, chi gestisce e perché questo potere viene dato dalla tecnologia? Chi è in mano e per quale finalità? Cioè, se la finalità è mantenere il mio corpo, renderlo più prestante, efficiente, prolungare il tempo della vita per poi stritolarmi, amministrarmi fino all'ultimo secondo della mia esistenza, se poi fino a 70 anni io ti devo produrre, e produrre in modo sempre più affinato, perché io acquisisco maggiori conoscenze e quindi sono sempre più produttivo. Se il corpo si deteriorava dell'operaio, diciamo quello che è il lavoro immateriale, anzi si potenzia sempre di più. Si butta via. Si butta via, poi diventano i corpi di scarto, come esatto. Diceva Bauman. I corpi di scarto, quelli non più efficienti e che trovano praticamente, vengono poi, diventano spazzatura. Però per chiudere questo discorso, che un corpo ha anche un'ombra. Quindi il lato oscuro del corpo qual è oggigiorno? È il discorso della normalità e anormalità. Allora, l'ombra del corpo tecnologico è il corpo del deviante o del mutante. Cioè di colui che risulta o inassimilabile o non più potenzialmente sfruttabile da questo sistema, oppure per quello che viene definito come normale, c'è questo allineamento, questa omologazione tale per cui attraverso l'esame è l'elemento chiave, no? È il fulcro del potere disciplinare. Io attraverso l'esame posso definire chi rientra in determinati standard, chi non li rientra. Per quello la scuola, nel secondo libro, dico, è un dispositivo essenzialmente disciplinare perché è basato sull'esame. Per quello il potere disciplinare, secondo me, è valido. Il paradigma di Foucault è sempre più forte, è sempre più stringente. Sono sempre più valutati i bambini, da quando sono più piccoli a quando sono all'università, attraverso crediti formativi. C'è tutta un'esasperazione, una disciplina dell'esame, perché chi sa il potere deve avere
localizzare esattamente il livello della tua normalità, della tua potenzialità, dello sviluppo della tua potenzialità in positivo, o prevedere quello che potrebbe essere in base ai tuoi dati, i dati che ho raccolto dall'infanzia all'università, ma anche mentre lavori, mentre utilizzi internet, il tuo potenziale di quale essere deviante, di anormale, quindi di scaturire forme patologiche o di commettere potenzialmente dei reati, eccetera. Quindi una mappatura, una profilazione sempre più minuziosa di ogni soggetto. E proprio lo strumento dell'esame è proprio il baricentro, il punto focale del potere disciplinare. Quindi in base a quello stabilisco un concetto di norma, quindi di corpo normato, efficiente, eccetera, quindi do luogo automaticamente a un corpo anormale, deviante o marginale, che dir si voglia. E da lì come ce la giochiamo, no? A me ricorda molto Giorgio Orwell questa cosa. Quindi la domanda fondamentale, secondo me, cosa posso fare io per cambiare il sistema? Cioè per cambiare questa forza di potere che condiziona e omologa a livello mondiale l'essere umano. Niente. Cioè il corpo, come viene definito da questo potere? Semplicemente una macchina. Una macchina che deve consumare per poter produrre e basta. Cioè noi uomini veramente in realtà chi siamo? Stasera noi stiamo affrontando un concetto di massa, o sbaglio? Perché si parla di condizionamento, di omologazione della società. Però ecco, anche lì, cioè il punto è, rispetto a quello che dicevi anche prima, cioè il fatto che non possa effettivamente fare nulla, non so quanto sia vero che non possa fare nulla, perché forse è una dimensione che punta verso una negazione di umanità, per cui divento una sorta di macchina bidimensionale. Forse il punto è proprio quella riscoperta di umanità che fosse l'aspetto centrale, cioè dire che forse la cosa migliore che posso fare nel momento in cui il mondo mi spinge ad essere una macchina. Poi io ammetto che faccio fatica anch'io a capire, dall'alto dei miei 22 anni, come questa cosa si pone a livello concreto. Nel momento in cui, come dire, il mondo mi spinge ad essere una macchina, io posso, quello che posso fare è diventare una non macchina. Mi viene in mente anche, ad esempio, anche se è un'opera un po' particolare, Fight Club. In un mondo che ti spinge ad essere in quel modo, addirittura in quel caso si parla proprio di un'ottica capitalista che ti mette in questa condizione in cui, appunto, in cui la tua emotività, la tua dimensione umana viene praticamente schiacciata da un mondo che invece è una costante, come dire, bidimensionalità del fare meccanicamente qualcosa. Addirittura il creare un club in cui ci si mena costantemente, sì, diventa diventa quel contatto con il corpo, diventa un ricontatto con l'umanità, e quindi un mio essere una non macchina, smettere di essere una macchina, che ovviamente nel caso di Fight Club viene estremizzato in maniera molto forte. E poi ammetto che faccio fatica ad esprimere, appunto, forse in una maniera più concreta di così. Per la mia vita parlo, appunto, può essere un distaccarmi da una dimensione come quella dei social, eccetera, che è diventata, a conti fatti, la droga del postmodernismo per tanti aspetti. Non lo puoi usare bene il social. Non lo puoi usare bene perché è stato strutturato e pensato proprio per sviluppare dopamina e endorfina. È un congegno studiato per creare dipendenza. Cioè, non ne puoi uscire. Secondo me tu hai colto un punto, cioè io delineo quello che è la deriva, il verso non corpo. Delineando questa dimensione, allora posso rigiocarmi quello che è una riprobazione della corporeità. Poi come, dove, perché, né noi né qui lo sapremo mai in assoluto quello giusto, quale sarà. Però la possibilità di pensare altro. Però tu dici, parliamo di masse, sì, relativamente, perché il potere disciplinare, per come si è strutturato, è un potere è sinistro, nel senso che individualizza e collettivizza al contempo. Cioè io creo delle unità, degli individui isolati, delle sorte di monadi, lo ritrovo questo qua, nel momento dello shopping. Lì può essere quella che Bauman dice lo sciame, cioè nel senso che siamo tutti dentro il centro commerciale, nel non luogo, ma non possiamo, per forza di cose, per come è strutturato lo spazio-tempo all'interno, instaurare relazioni
una storicità e un'identità all'interno di quei luoghi. Quindi siamo singolarizzati, siamo ognuno presi dal... Tutti l'abbiamo provato, questa è la cosa compulsiva dell'acquisto. Però al contempo questa individualizzazione ci fa massa. In questo caso non è anche più quella che dicevamo le folle, la massa, Canetti ha scritto quel bellissimo saggio Massa e potere, che è splendido. Ma siamo allo sciame, no? Come una sorta di insetti, di api che ronzano sul miele del consumismo. Sì, riprendendo un po' le fila del discorso da cui eravamo partiti, se è vero che c'è questo discorso del potere disciplinare imperante, è vero che siamo sottoposti, eccetera, eccetera, è vero anche che il potere non è qualcosa che ci schiaccia totalmente, nel senso che vi è sempre un margine di distorsione, di gioco all'interno dei dispositivi di potere. Cioè non è mai completamente totalizzante. Questo perché l'uomo, noi siamo, in quanto persona umana, siamo degli elementi sfuggenti a noi stessi, ma anche rispetto alle dinamiche di potere. Nel senso, è imprevedibile la nostra risposta. Però è anche vero, nonostante la mappatura, la profilazione, l'accumulo di dati, che quindi stiamo parlando di statistica a livello altissimo, complessa, però l'uomo è talmente complesso, l'essere umano, il nostro cervello, è talmente elemento sfuggente in sé che non sarà mai assoggettabile né totalmente né come gruppo. Se questo potere lo guardiamo dall'alto, proprio con un occhio un po' più analitico, diciamo scientifico-filosofico, non è più tanto verticale ma è reticolare, che è praticamente poi il potere di internet. È vero anche che la rete, che è stata vista come quella, l'avvento, no? Palinginesi, no? della realizzazione della democrazia diretta, effettivamente abbiamo capito che internet è poi un sistema chiuso, perché tu devi entrare, c'è poi una schedatura, un alt, password, login, eccetera, eccetera, e quindi c'è tutto un linguaggio, se vuoi, militare, militarizzante, che ti introduce a queste nuove dimensioni, no? della realtà. Allora una possibilità alta potrebbe essere quella collettivamente di smontare questi apparecchi, capire come funzionano, dove sono prese le componenti, perché l'impatto dell'inquinamento, della produzione di questi strumenti, che è vero che aprono all'immaterialità, ma sono estremamente inquinanti e invasivi anche nel mondo. Passa tutto, il 92% se non erro, passa per i cavi sottomarini. Abbiamo solo 15.000 satelliti nel mondo, quindi le trasmissioni avvengono subito con una devastazione totale dei fondali marini. Sono 7, non so quanti milioni di chilometri sono per permettere le nostre connessioni. Quindi quello che dicevo prima, il rapporto non alienato tra l'uomo-macchina, così come tra l'uomo-animale e tra l'uomo e la natura. Quello si può pensare, ci sono dei collettivi, dei gruppi di lavoro che insieme creano proprio delle piattaforme alternative per sottrarsi, cercare di capire come funziona e proporre altre app, altre modalità di comunicare diverse alternative che si sottraggono a tutta questa macchinazione. Questo per dire che cosa? Se il potere è reticolare, è vero che la rete, che abbiamo capito, può essere anche vista come orizzontale, ma è anche vero che la rete è fatta di nodi di direzioni diverse. E quindi questi nodi hanno dei centri di potere, ecco, parliamo di centri di potere, non tanto di gerarchia, il potere piramide, di centri di potere disseminati. Allora attraverso questi grafi, che non sono i grafici ma sono la rappresentazione grafica delle reti, rete stradale, rete fognaria, ma la rete internet è la stessa cosa ma estremamente più complessa, perché c'è un passaggio di dati continuo. Allora lì bisogna capire, mappare attraverso un grafo e vedere come si muovono realmente le informazioni, da dove partono, dove rientrano, chi può avere il privilegio, dunque lì sta il potere, di avere i dati in entrata e in uscita. Rispetto alle guerre noi sappiamo che abbiamo dei sistemi blindati, cioè dell'informazione, ad esempio, anche senza ovviamente schierarsi, ci mancherebbe, perché sono dell'idea che tutte le guerre in assoluto sono sbagliate, il sistema di informazione, le informazioni che non passano, che non arrivano in Occidente rispetto alla guerra russo-ucraina, se ne potrebbe parlare all'infinito. Noi siamo dei privati di un sapere, di un'informazione. Parlare di democrazia, infatti in Francia, che sono un po' più avanti nei scienziati, parlano di forme di democrazia totalitaria.